Arriva il potremmo tornare qua. Gavemo, ecco, potremmo tornare in mezzo perché sì, tanto abbiamo un attimo di margine. Se, adesso arriva il Mandrioi, che sia la seconda compagnia. Ogni tanto mi chiedo come te fa a restare per ore all'interno di una stessa persona e non impazzire. Ma questi sono me. Che signor Trump. Ascolta, e niente, se mi trovo bene, che sono i personaggi equilibrati, mi sento a mio agio immediatamente. Allora, ho visto il porco, ho visto il drago, visto il porco, il sono contento, mi sono sentito morto, in casa. Era il morto. Il morto era bello, vado De Cucci era figo. Notizie sui Mandrioi, aspetta. Danne un do notizie sul Mandrioi. Allora, più che notizie, adesso magari chiameremo Diego che ne spiegherà. E cacciolto il libretto, questo per dirvi che anche se non credo, sa leggere, c'è una roba. La preparazione. Guarda che resta tutti colpiti. Mandrioi fa o cavallo. Secondo me parla dei cavalli. Potessi essere, guardate, sono cavalli, allora così faceva quella vecchia canzone di Vecchioni ed è proprio di cavalli che vogliamo parlare nella nostra fiera. Sono uno sgaio. Te vedi? La giostra con i cavallini, ecco. È il momento di avere questa macelleria a Mulonia. Vediamo se, se... Se vedi che va proprio per la maggiore, eh? Non noto, nessuno ha messo i cavallotti, però non so come mai non sei in vista. Vabbè, dopo te mi dici di star zitto, però. Hai ragione, te scusa. Però sei i cavallotti. Mi arrendo, arrivando, quindi spostiamo se mi arrendo. Spostiamo che sia un fiol che vuol fare la foto. Faccio la foto con... Siamo contro sol. Devo girarmi, scusa, ti dago la schiena. Vai. Potrei fermare un attimo tutto per me il carnevale che devo fare una un foto selfie con lui. Ecco, dato per celebrare Flavio. Grazie, metti ciao. Furia. Ricordiamo Codindio, che Flavio... Che dici Codindio? Non so, mi so, Codindio so, andando via. Ricordiamo che Flavio si è ossessionato dal fatto che tutti che arriva là che dici come una bella idea, Furian cavallo del West. Sì, mi diceva finco io ero piccolo. E lui ogni volta che deve fare una faccia come se fosse la prima volta che la senti. Ascolta, Mule, mi go una riunione, adesso devo andare. Go una piccia riunione, una roba mia, adesso devo andare, vi saluto. Vabbè, ciao. Se sentivo proprio. Vedo se arriverà Roberto, guarda. Ciao, ma chi ciao, che te vuole, guarda, non c'è problemi, noi siamo qua. Noi siamo qua. E sta arrivando Diego adesso che ci racconterà un po' di storia della compagnia dei Mandrioi. La compagnia dei Mandrioi è nata nel 1972, il nome deriva dal Mandrioi, il maggiolino, la traduzione del maggiolino, del mugesano del maggiolino, perché alcuni dei componenti sembra girassero con una vecchia Volkswagen, appunto il maggiolino, molto scassata. La compagnia era originaria di Zindis e poi nel corso degli anni si è allargata, è diventata una delle più grandi e anche ambiziose, in quanto per poco non è riuscita anche a vincere uno o due anni fa il corso mascherato. Chissà che non sia la volta buona quest'anno per loro. Parlando con loro, mi è capitato spesso di dire che loro hanno la collezione più alta di secondi posti in assoluto. Beh no, penso di no, però insomma se meritano buoni piazzamenti, sei perché sono una compagnia ben organizzata come potete vedere. Sei Toto Cutugno della sfilata. Ancora una domanda per Diego, perché Trump chiedeva come erano costruiti tutti questi carri, il nostro Trump che era qua fino a 5 minuti fa ma adesso è scomparso, come sono costruiti questi carri e dove? Allora, i carri vengono costruiti nel Capannone, nel famoso Capannone. La tecnologia è una tecnologia a base di tondini di ferro e saldatrice, però deriva dai vecchi maestri d'ascia delle costruzioni navali, e in questo Mugia è molto simile a Viareggio, in quanto la costruzione dei carri ricalcava la manualità che avevano gli operai dei cantieri navali. Chiaramente nel corso degli anni si sono aggiunti nuove tecnologie, nuovi polistirolio, il cartone, però la costruzione in cartapesta su rete metallica e struttura di ferro. Prima era in legno, da cui i maestri d'ascia di cui dicevamo prima. E come viene tramandata questa tradizione di costruire i carri? Da padre in figlio praticamente? Ma più che da padre in figlio, da componente a componente, ovvero il lavoro in capannone, appunto in capannone, è basilare per il passaggio di questa immensa manualità. E chissà, magari più di qualche ragazzo proprio facendo il carnevale ha trovato magari lavoro come saldatore, perché è una professione che è difficile da farla bene. Beh, e nel carnevale questo deve essere perfetto, altrimenti i carri non potrebbero reggere la sfilata e il corso mascherato. In Capannone si impara, in poche parole? In Capannone si mangia e si impara.
più se mangia, però anche se impara. Non sapevo che se mangiava, allora andrò anche il prossimo anno. Ok, grazie Diego, ci vediamo tra un dopo i mandrioi. Fatevi guardare dalla nostra giuria, bravissimi. Ho visto passare Trump di là adesso. Dove andava? Andava in un chimico. Andava nel bagno chimico. Sì, sì, con molta eleganza. Sì, 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 ma sono una persona elegante. Una personcina, sì. Giovanissimi. Ti vogliamo sfidare insieme al cavallo che è di diversi materiali. Bandito del rodeo. Perché ha detto che mi manda Dipi. Sì, e era anche lui che girava. Guarda come sono scatenati lì, cioè, è difficile. Lì sono indomabili, qui invece sono più tranquilli. C'è un infortunio a cavallo lì, è difficile. Ma non nonostante l'infortunio, questa cavallerizza sta sfilando. Vediamo anche il rodeo lì che poi sarà accompagnato dalla musica. Guarda come sono indomabili, stanno uscendo dalla porta del rodeo per... Stavo cercando di trovare un modo delicato, ma non lo trovavo, per fare una battuta sul cavallo rizzo, ma non lo lasciamo perdere. Il cavallo rizzo. Fermo che uno, che ognuno bello. Se la figura come che meglio credi, in maniera innocente. Sono di nuovo, eccoli qua. Bellissimi scatenati, poi ci sono anche. Ciao, dove sei Trump? Qua sei rodeo, dove essere che Trump? Ti vedi? È asendato, sì. Scusa, sono andato un attimo in bagno? Non ti me la segni neanche andare in bagno? Non so, Guarda che sto signor qua. Sei pezzo del porco che vengo in America, È in casa sua. Comanda, è brutto ciò. Mi dispiace per sti fiori che sei dentro il cavallo, no? Sì, poveri, vabbè. Mi dispiace per i fiori che sta dentro il cavallo che devi ruccare. Li tempra da subito, che fa far subito... No. Una roba che sarà banale, però è una delle prime volte che mi avevo visto la sfilata di Muggia, mi chiedevo ma dove ha comprato questi vestiti? Tutti autoprodotti, o almeno penso molto più del 90%. Tutta roba fatta tutto in casa. Tutto autocostruito, fatto in casa. Infatti quei che si compra il vestito sei ciompi, no? Vero? Sì, pochi si compra. Mico, ho visto un vestito di pinguin che veramente cioè, dai, gli era chiaramente comprato, dai. Ah, dressage, oh, che bello. Isè dell'Ipizza. Isè col bianco, Isè dell'Ipizza. In una pirouette di gruppo al centro Combiné, Remy Tour al suo fianco e Tululu come terzo. Combiné, Remy Tour, Tululu. Pirouette di gruppo di destra, avanti signori. Molto bene Combiné, molto bene Remy Tour. In difficoltà Tululu. Però alla fine sei vero quel che te dici, che sei proprio come se fossi dei piccoli spettacoli teatrali uno dopo l'altro, no? Ogni compagnia ha il suo spettacolo, bro. È la preparazione, è quella, è la sensazione delle persone che preparano un spettacolo teatrale. Alla fine sei un sacco di spettatori, sei itinerante, ma sono spettacoli teatrali. Cavallo.
Beh, i cavalli vapore. Beh. Giustamente il cavallino Ferrari, eh? Giusto. Ovviamente la Ferrari Mandrioli. Con Tony Green che la sta pilotando alla grande. Non so se è notato Ascelle, sotto. Ascelle. Questo è il pissisto. Bisogna fare veloce, giusto, pissisto. La Pamba, nonostante la stata del cavallo e dei suoi componenti, la Pamba decide di partecipare ugualmente alla sfilata. Allora, eccovi qui, sono in pigiama con un grosso termometro per misurarsi la febbre, che sarà ovviamente una febbre da cavallo. Ecco qui, stiamo per accogliere tra pochi minuti la banda della compagnia Mandrioli. SM, perché immagino che sia Scuderia Mandrioli, no? Giustamente. Giusto. Subito, dietro la domanda, dobbiamo patroneggiare il cavallo Marco, con il piano speciale per cui viene la felicità. Questo è un cavallo che è spesso presso le di qua. Ho dovuto bloccare una signora con fatto bene. Il mio fare, te che sentito. Che cavallo è quello? Non capisco. Quel cavallo blu. Adesso guarderemo la descrizione. Tra l'altro una volta mi ha detto una statistica interessante, che la quantità di bande che si ammuggia in proporzione agli abitanti sarebbe come se Trieste che ne fossi, non so, 5.000. Qua suona tutti praticamente, perché ogni compagnia che ha la sua banda. Sì, sì. Questo devo guardare, aspetta che guardi. Mi devo capire, però il è tanto bene, cioè se tutti che sta recitando, quindi Marco Cavallo. C'è poi anche una roba apparentemente banale, ma aver musica sui carri è un casino. E beh, il generatore, la corrente, casse potenti, perché con sto casino penso che il 90% delle casse che arriva fino a sfilata si è distrutte. Just Cavalli sta arrivando. Vabbè. Quindi sfilata nella sfilata. Ai nuovi arrivi della primavera 2019
Guarda, guarda i vestiti che seguono a questa, cioè era quella sfilata di moda, perché vedo anche c'è una presentatrice che sta illustrando poi i modelli che stanno arrivando qui. Guarda come arriva una coppia in passerella, bellissimi complimenti. Modello Rosita del Ducardosa e delle capsule di Giorgio da Segolosa. Guarda che boba è questi. Questi sono bobe proprio. Già scavali, quelle vere bobe. Queste le vere bobe, eh. Le quali hanno colato in abito. Modello tigre bianca. L'arte di Arinizio si cicla l'arte delle audiocassette. Modello Vilma Dabi la Cava. Ecco le sfilate. Vedi queste casse qua, è probabile che a fine sfilata le devi salutare per sempre. Poverine. Ciao, ciao. Stile English, una signora elegante. Molto English. Molto English. E adesso il nostro stilista con le sue modelle. Luise Cavalli, c'è il signor Cavalli che entra con le modelle. Eccoli qua, tutti quanti. Toscanissimo Avaglio, la voce così profonda. Prego, prego, tutte le modelle, tutte fuori quel signor Cavalli. Tutte le modelle, tutte fuori. Ecco quel signor Cavalli con tutti i suoi costumi. Come potete vedere, tutti i costumi centauri. Allora, vediamo chi c'è adesso. Sempre i Mandrioi. No, no, sono i centauri. Centauri. La compagnia, il gruppo. Il gruppo, gruppo, sì. Perché vedo dei centauri e... la parte fantasy, unicorni, due centauri, unicorni, no? Due centauri accompagneranno Pegaso che si librerà nell'azzurro del cielo. Pegaso, bravo, non mi veniva il nome. E dopo che sarà dei cavallucci marini. Li vedi, sta arrivando da Zossi. L'avete mai sentito parlare della stiferite? Non è una malattia. Cosa è la stiferite? È una specie di roba tipo il polistirolo che viene usato un sacco per i costumi. Stiferite sono. Mi pare che si chiama stiferite. O se è una malattia debellata, Antonio, esiste, risulta che esiste la stiferite. Come malattia no? No, come malattia no. Cosa è una specie di polistirolo, tipo una specie di roba per costruire cose. Ma chi è? Di Vittoria? La di Vittoria si è alta 12 metri tipo. Si è alta come il faro. Oggi è lo stesso colore anche. Però vestito spaziale. Spaziale, sì, Fatto. Bellissimo. Arriva i cavalloni del golfo, i cavalloni grossi cavalloni di mare. Tra l'altro Antonio, da me conferma se è vero, ma comunque tutti i carri devi fare i conti col tipo di strada nel quale sta passando. Praticamente la curva è il punto critico in cui devi... Ora questi sono vestiti d'ambulanza. Contromano. Vabbè. Speriamo tutto, bravi, speriamo tutto ben, dai. Speriamo tutto ben. Speriamo sia solo piccole cose, piccoli intoppi che può succedere. Magari
anche causa il caldo che effettivamente non si aspettava. È una giornata meravigliosa, ne dicevi proprio del problema della dimensione dei carri. Effettivamente la mitica curva ormai ex Bar Torino della parte più delicata, e per questo anche i carri ha una dimensione, non può essere enormi ovviamente, perché devi fare quella curva. Ma potessi tirare da una casa e andare larghi, no? Cioè, per il carnevale. Ma guardi, è una cosa che quando sono stato sindaco qua ci avevo pensato benissimo, insomma. Buttiamo giù una casa bulgara, facciamo la strada larga e mettiamo i carri grandissimi. Adesso questi, devo dire che anche bellissimi questi cavallini Marucci che abbiamo visto. I cavallini Mariuccia mi sono sempre piaciuti tantissimo. Questo, se non sbaglio, è il carro di chiusura. I cavallini Mariuccia, come tutti sanno, sono una cosa della fantasia, insomma, che non esiste, come camber, insomma. Anche i camberini Mariuccia è una cosa difficile da trovare. Camberini Mariuccia. Era la cosa bellissima. Torniamo in mezzo, carissimi, bellissimi. Eccoci qua.